Tutti, il video di oggi sarà un video haul fritto misto, tipo calamari e gamberi. Cioè, praticamente ci ho buttato dentro un po' di tutto quello che capitava, acquisti dell'ultimo periodo, anche di un po' di tempo fa, di qualche settimana fa. E mentre accendevo la fotocamera mi sono accorta che ho tutte le mani tipo impatacchiate di nero. Credo che la matita nera sia arrivata praticamente ovunque. Ho visto strisciate sul pavimento. Non ho capito com'è stato possibile, però vabbè, bando alle ciance. Di cosa vi parlo? Di Essence, Catrice, qualcosa di Neve Cosmetics e un campioncino, un paio di campioncini di Minerale Puro. Non so se la conoscete, è la prima volta che io provo cose di Minerale Puro e niente. Quindi cominciamo subito. Allora, della Essence sono andata allo stand poco fa e c'era la nuova collezione Snow Gem, mi pare si chiami, intatta, il che è un vero miracolo perché lo sapete, di solito gli stand dell'Essence sono proprio saccheggiati, stile barbari che spargono il sale quando passano. E praticamente ho trovato appunto questa Snow Gem tutta intatta. E non ci potevo credere. Il problema è che i prodotti proprio non mi piacevano. Quindi ho fatto, oh, che bello, una nuova collezione. E poi. Più o meno è andata così, perché c'era praticamente una crema mani che comunque diciamo non mi ispirava particolarmente, non mi servono creme mani, magari diciamo non la comprerei dalla Essence, ma non perché siano pessime, ma prevalentemente perché io non, cioè, uso una crema corpo, la uso pure sulle mani, no? Di solito non compro un prodotto specifico. Poi c'erano degli stick tipo di ombretto che però avevano dei colori un po' tipo un turchese, un grigio, colori un po' classici, diciamo, che uno ha nella propria collezione, niente di che. Poi degli ombretti anche tipo in mousse che non mi ispiravano perché anche questi erano tipo celestini chiari, colori che solitamente non uso. Poi che c'era? Tipo dei labello, insomma, dei burro cacao, niente di che. E basta, mi sembra qualche smalto, ma colori visti e rivisti. Quindi questa collezione è proprio belli capelli, bei capelli, Giorgio, carini. Questa collezione proprio non mi ispirava. Quindi mi sono buttata su delle cosine della linea classica, cioè della linea permanente che volevo acquistare. In particolare ho trovato, miracolo dei miracoli, questo qui che è l'Essence Better Than Gel Nails. Però, sempre se la fotocamera mette a fuoco, questo qui è il High Gloss. È praticamente il top coat, quello che utilizzo io solitamente della Essence. Però riformulato con questa formulazione High Gloss, sarebbe alta lucidità. L'ho messo oggi per fare una prova su una mano e sull'altra. Su una mano, su questa mi sembra quello classico, su questa quello High Gloss e onestamente non noto la differenza. Comunque poi vedremo nel corso dei giorni. E poi oltre a questo che l'ho pagato 2,99 euro. Ho ricomprato i cerottini, una cosa un po' schifida, i cerottini per i punti neri, con cui mi trovo abbastanza bene. Non so se sia un effetto placebo, nel senso se facciano veramente qualcosa, però mi sembra di sì. Quindi diciamo, solitamente li ricompro quando li trovo. È abbastanza difficile trovarli, almeno nel mio stand, però mi ci trovo bene. Quindi questi tipo 2 euro, anche questi. Poi ho ricomprato anche i Makeup Remover Wipes, che sono queste salviettine struccanti piccoline. Queste più che altro sono comode soprattutto per quando andate in viaggio, perché hanno una taglia mini, queste salviettine struccanti. Sono abbastanza delicate, cioè io ho gli occhi molto, diciamo, delicati, che tendono ad arrossarsi, eccetera. Queste salviettine vanno benissimo, non mi hanno mai dato problemi, appunto hanno una taglia comoda da buttare in borsa o per viaggio, insomma, buone. Poi, questo è un mascara che avevo comprato qualche settimana fa quando ero a Torino, perché avevo dimenticato a casa un mascara e volevo provarne uno di Essence, e ho preso questo qui, il Essence Get Big Lashes. Non capisco perché ho questa cosa in testa, ma che è? I capelli si ribellano. Giù, giù. Get Big Lashes, questo qui, che come sapete è il nuovo mascara, cioè fa parte della nuova linea di mascara. C'è questo che è waterproof, quello classico nel tubo argentato che mi sembra più incurvante, e poi ce n'è un altro nero che non ho provato. Io ho provato questo e quello nel tubettino argento. Quello nel tubettino argentato non mi aveva assolutamente convinto, era bocciatissimo per me, più che altro perché non faceva proprio nulla e soprattutto durava pochissimo, zero effetto praticamente. Questo qua dice Volume Boost. In realtà non è vero, c'è cioè questo super volume, assolutamente no, però già è
L'ho trovato migliore rispetto a quello nel tubettino argentato, più che altro perché essendo waterproof mi dà l'idea che duri di più. La cosa buona è che siccome la formulazione è abbastanza leggera posso fare tante passate senza che effettivamente si noti, faccia troppo effetto pataccone. Però comunque insomma anche questo mascara è abbastanza bocciato, in realtà non l'ho provato molto perché poi quando sono tornata a casa ho ripreso il mio classico mascara. Gli darò qualche altra chance, però niente di che insomma. E poi l'altro giorno invece ho trovato questo qui che non l'avevo mai trovato, che è il Multi Action Blackest Black, mi sembra Blackest Black. Ed è il Multi Action però super nero, quindi Multi Action lo sapete, dal tubettino rosa, è il classico mascara tanto amato della Essence, che piace molto anche a me. Questo qui mi incuriosiva proprio perché dovrebbe essere come il Multi Action, però essere più nero. In realtà lo scovolino è diverso, perché se non sbaglio lo scovolino del Multi Action è dritto, non vorrei dire una cavolata, perché il mio è scaduto dai secoli dei secoli, però mi sembra che lo scovolino sia dritto, invece questo è incurvato, l'ho messo su oggi. Vediamo se magari faccio uno zoom e faccio vedere l'effetto. Non so se vi piace l'effetto che fa, è abbastanza, devo dire, abbastanza naturale come mascara, non fa un particolare effetto volume. Forse avrei sperato un qualcosa di più, non ho notato delle grandissime proprietà per questo mascara, però anche questo gli ridarò una chance, lo utilizzerò più a lungo e poi vi farò una recensione più dettagliata. E questi mascara costano poco, credo 2,99 l'uno, insomma, prezzi irrisori. Poi sono andata da Kiko. In realtà non volevo andare da Kiko, però sono passata perché avevo sentito su Facebook che avevano ribassato ulteriormente i prezzi dei saldi e per miracolo in una delle Kiko dove di solito non vado ho trovato, mi metto a ridere perché dico sempre questa cosa, in una Kiko dove di solito non vado ho trovato questi prodotti bellissimi e voi mi odiate perché vi fate qual era la Kiko? Io vi dico quella Kiko, però era l'ultimo, anche in questo caso era l'ultimo. Non ve lo faccio apposta, non odiatevi. Ed è il 02 Rich Rose. Questo è proprio il colore del creamy, il blush in crema della Lavish Oriental. Questo è proprio il colore che cercavo, 02 Rich Rose. È il colore che cercavo da tanto tempo, è proprio quello che volevo provare. L'ho trovato scontato al 60%, quindi l'ho pagato tipo dai 13 euro che costa in realtà 4 euro, un prezzo proprio bomba. Vi faccio uno swatch del blush, è bellissimo, devo dire, molto elegante, molto portabile e modulabile, veramente un ottimo acquisto, cioè ha fatto proprio un affare, perché 4 euro per un blush del genere è un prezzo molto buono, quindi ottimo acquisto da Kiko, non voluto, casuale, però ottimo. Tra l'altro era l'ultimo e probabilmente le altre ragazze non si erano accorti della sua presenza perché stava tipo sotto tutti gli altri blush. Sapete, succede a volte negli stand della Kiko, in quelle specie di cestini, no? Dove mettono le cose in promozione, che magari l'ultimissimo rimane in fondo e le altre non lo notano. Ed è successo proprio questo, cioè era in fondo, non era stato notato. Sopra c'erano quegli orri di corallo e bronzo che tanto odiamo e lui era rimasto sotto, quindi me lo sono accaparrato. Della Catrice ho preso questo mascara che è Lashes to Kill, di cui non vi sto a parlare più di tanto perché ho fatto una recensione da poco dettagliata di questo mascara che trovo ottimo, con applicazione e tutto, quindi andate a vedere quella recensione se vi interessa. Comunque 4,99€ Lashes to Kill Catrice, ottimo. Poi sempre dalla Catrice ho preso questa matita che è ottima, è una matita per le sopracciglia, si chiama Catrice Eyebrow Stylist. Ed è questa qui, non so se la fotocamera mette a fuoco. È una matita che ha una lunghissima durata, 36 mesi, pensate. È piuttosto grande, bella lunga. Credo ci sia un bel po' di prodotto. E mi piaceva moltissimo perché ha il colore tipico ash, come si dice, cenere. Cioè non è né rosata, né troppo scura, né troppo chiara. Però è un bel cenere. E sta bene, secondo me, con il mio colore dei capelli. Ecco qua lo swatchino. È una matita che mi è piaciuta veramente molto, ha una consistenza abbastanza dura, quindi giusta diciamo per le sopracciglia, e devo dire ha un'ottima durata e un ottimo colore, quindi assolutamente ve la consiglio. Mi sembra questa pure la pagai poco, tipo 3 euro, una cosa del genere. Ottimo, questa l'ho presa alla Goina a Torino, anche questo acquisto torinese. Poi altro prodotto che stavolta non è un acquisto, ma è un regalo, però ve lo volevo citare, è il candelone della Yankee Candle. Questo candelone me l'ha regalato il mio fidanzato. Siamo andati l'altro giorno alla Goina e lui doveva fare il regalo alla madre e voleva comprarle appunto le Yankee Candles perché lei le adora.
E ci siamo messi là a vedere l'espositore delle Yankee Candles e io ho cominciato a fargli, oh che bello, quanto è buono, vorrei proprio quella. Volevo proprio questa qui, Vanilla Cupcake. E visto che noi non ci possiamo vedere, diciamo, per un lungo periodo, non ci vedremo sicuramente a San Valentino, allora lui me l'ha regalata, mi ha detto, te la regalo, tienilo come regalo di San Valentino. E devo dire, ragazze, è strepitoso l'odore. Per chi non conoscesse le Yankee Candle, sono delle candele americane, appunto Yankee, che ho notato stranamente che adesso vanno anche un po' di moda su YouTube, perché ho visto tipo il video di Chiara, Chiori83, e sono rimasta strabiliata perché non pensavo che andassero di moda. Io le adoro da un sacco di tempo, però veramente non credevo fossero così note, tra virgolette, nella comunità di YouTube. E la cosa buona sono appunto gli odori, hanno degli odori fantastici. E questo che ho preso io, Vanilla Cupcake, sa praticamente di crème caramel. Avete presente il crème caramel? Quell'odore, buonissimo, molto dolce. E poi la cosa particolare è che vengono in questi barattolini giganteschi. Ci sono poi barattoli di varie taglie, cioè c'è tipo questo che è la jar media, poi ce n'è una più piccola e una addirittura più grande, e poi ci sono tipo delle tarte, dei piccoli sample. La cosa di queste candelone è che durano un sacco, tipo voi l'accendete, questa dura tipo mi sembra 70 ore, una cosa del genere, vediamo un po'. Da 65 a 90 ore addirittura. Che vi stavo dicendo? Mi sono dimenticata. Ah, la cosa diciamo negativa di queste candele è che costano un botto, cioè tipo questa qui viene 22 euro, che è tantissimo se ci pensate. Però se poi allo stesso tempo pensate al fatto che dura così tanto, cioè ci può quasi stare. Cioè gli odori sono buonissimi, quindi secondo me vale la pena provarle. E le trovate da coin, almeno io le ho viste solo da coin, oppure su internet in vari siti. C'è anche il sito proprio delle Yankee Candles inglese da cui potete acquistare. E spesso fanno anche delle promozioni, quindi vi consiglio di darci un'occhiata, buonissima, super. Poi, ultima cosa che vi volevo far vedere sono delle cosine che ho ricevuto in swap. In questo periodo sto in fissa con lo swap. Per chi non sapesse di cosa si tratta, sono semplicemente gli scambi di prodotti. Non per forza cosmetici con cosmetici, ma anche per esempio cosmetici con accessori, magari fai da te. Sto in fissa perché, non lo so, mi sembra una cosa molto utile, soprattutto di questi tempi in cui magari c'è un po' di crisi, no? Fare degli scambi per riciclare dei prodotti con cui magari non ci siamo trovate bene, magari sono quasi inutilizzati, oppure delle creazioni che noi facciamo. È uno scambio di creatività, una cosa che mi piace molto. Per esempio io, già che ci sono, mi ero dimenticata, su questi orecchini che ho preso in swap. Oddio, sembra una cosa sexy. Ho preso gli swap con una ragazza, si chiama Isa. Io e lei spesso facciamo degli swapping. Lei praticamente mi manda degli orecchini, dei bracciali, eccetera. Io le mando dei trucchi. Mi sembra una cosa molto carina. Lei è molto brava. Vi lascio poi il link della sua pagina Facebook. E ho fatto invece uno scambio ancora più recente con una ragazza, però questa volta trucchi con trucchi. E lei mi ha mandato due matite di Neve Cosmetics che volevo, due matite pastelli e due sample di Minerale Puro. Allora, le matite che mi ha mandato sono melanzana e vi faccio adesso uno swatchino che effettivamente è scura, Me l'aspettavo un viola un po' più chiaro e ebano, mi sembra si chiami. Sono queste due. Allora, melanzana quella sotto e ebano quella sopra. Vedete quanto è scura melanzana? Quasi nera. E più appunto questi due sample di Minerale Puro. Queste sono le giarrettine, carine devo dire, non avevo mai provato prodotti Minerale Puro. Vedete, c'è la scritta Minerale Puro e il tappino argentato. Credo sia una ditta italiana comunque. Questo è un omaggino che mi ha dato ed è l'ombretto opale. In realtà secondo me è un rosa molto chiaro shimmer, potrebbe essere usato benissimo. Benissimo, insomma, un po' chiaro come blush. E poi il blush albicocca, che è quest'altra giarrettina, che è quello che ho su anche ora. In realtà non è tipicamente, me l'aspettavo più scuro, non è tipicamente il blush che indosserei io, voi lo sapete, io vado per colori pazzi. Questo è un po' troppo chiaro per i miei gusti. Ed è questo colore qua, cioè tipo per fare un aranciato molto shimmer, troppo shimmer per i miei gusti, tra l'altro. Per fare praticamente questa pigmentazione ho dovuto passarlo tipo 5 volte, più o meno dopo 5 passate. Quindi occhio, insomma, se cercate un blush molto tenue, comunque albicocca molto chiaro,
magari fa per voi, però se vi piacciono i blush tipo i miei, quelli che uso io, iperfluo, non va bene. E questo è tutto, e credo di avervi mostrato tutti i prodotti, e spero che il video haul / recensione vi sia servito. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.